vino, sempre qua con i nostri due fantastici sommelier. Ciao! E Cristian. Ciao, buongiorno. Oggi degustiamo un pino nero, dalle caratteristiche veramente distintive. E special. E che pino nero, perché il produttore è Franz Haas, e siamo in Alto Adige, montagna esattamente la località, si esce a Ignaora, si sale una decina di chilometri e si è nella parte di Franz Haas, produttore storico di pino nero. Andato nel 2011, chiaramente detto, un pino nero al 100%. 13 gradi e mezzo. 13 gradi e mezzo di pura eleganza. Passiamo al colore, direi un rosso chiaretto molto penetrabile, un vino davvero trasparente, brillante. te lo brevettiamo penetrabile. E calcio il colore del pino nero, sì, e direi consistente, anche se ha questo colore non rosso al 100%, però ecco, sì, assolutamente. Naso. Direi intenso, direi persistente, direi ancora, che vino. Direi ancora, hai ancora la fragola, appunto, sì. La frutta rossa, amarena, poi sì. Finito da cosa sentire. Beh, direi un sacco di sentori, hai detto la frutta, direi amarena, sì, sotto spirit, direi spezie, ci sono... Un vino pronto comunque. Sì, meraviglioso. Tanti, una fioritura di vaniglia, stecca di liquirizia. Ottimo, passiamo alla bocca. Assistente, ancora sto parlando, sì. E sento ancora il gusto di questo vino nero. Calma, richiama i profumi, questo vino. Questo decisamente. Assolutamente. In equilibrio, grandissimo equilibrio. Un vino già pronto, è morbido, è già piacevolmente pronto per essere bevuto. Ben fatto, ben strutturato. Cosa dire di più di questo gusto? Cioè, ti rimane... Beh, direi che è molto intenso, mm-hmm. E abbastanza persistente, quindi rimane con una piacevolezza incredibile. Rimane il pino nero, il pino più elegante. Grande Gas è un degno ambasciatore di questo prodotto. 16, 18 gradi, quindi temperatura ambiente, 1-2 gradi in meno per lasciarlo bene uscire con tutti i suoi profumi e la sua eleganza. Con gli abbinamenti. Cosa ci mangiamo? Cosa consigliate voi? Beh, Vale Mazzola consiglia un risotto, radicchio e speck, sicuramente ottimo abbinamento. Voi cosa? Che noi un primo, cosa dici? Io sì, sarei sul primo. Sarei su una tagliatella bianca. Però ci mettiamo qualcosa di montagna, un bel fungo. Porcino. Ok. E del timo. Perfetto. Tagliatella bianca, porcino e timo. Made in Vino. Non dimenticate, andate su Made in Vino e solo a €19,90 provate la sensazione di diventare sommelier, di gustare i nostri vini. Medievino.com vi aspetta. Cin! Grazie!